Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale! Oggi ragazzi, dopo 2 mesi e mezzo che è passato Natale, vabbè, tralasciamo questo punto, perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. Sono finalmente giunta con i regali di Natale. Allora, devo dire, è stato un anno, possiamo dire, abbastanza ricco. Sì, i regali ce ne sono stati, tutti molto molto belli, mi sono piaciuti tutti, quindi promossi. E direi subito di iniziare per non perderci troppo in chiacchiere, così poi faccio meglio la descrizione di tutte le svariate cose. Allora, partiamo da nonna perché è il primo regalo che ho sotto le gambe. Allora, in pratica mi ha fatto due magliette di Zuiki, bluette, così, e una fucsia. Mi piacciono tantissimo, le amo. Mi piacciono molto, sono comode, fanno figura, belle, calde, promossissime. E in più mi ha dato anche i soldi. Poi andiamo a zia, che mi dica c'è la catasta, ragazzi. Ecco, già cascano le cose. Aiuto. Zia invece ha fatto anche lei i soldi. In più mi ha fatto questo pochette portatrucchi, in pratica per quando viaggerò un giorno, magari presto, chissà. Qui posso mettere, comprare, perdonatemi, i pennelli. Vedete, poi c'è questa di plastica, quindi non mi si sporca. Qui magari per mettere dei cialde di ombretti. Da qui un'altra zip, molto carina, femminile, bella. Insieme a questa maglia, che adesso voi la vedete così e vi capisco che è molto molto particolare, però è molto molto bella e mi gusta. Anzi, forse è il caso che inizio a metterla. Ah, una manica. Ops, non mi ricordo neanche. Ah, ecco, una manica qui. Ah, qui c'è la testa. No, no, perché dovete capirla. Beh, qui c'è la testa. Qui c'è una manica e l'altra manica è normale. Quindi insomma è un po' strano, un color beige, un po' più scura di questa che porto oggi. Bella, poi metterò magari una foto su Instagram per farvi rendere un attimo meglio conto di com'è, perché capisco che non è facile. Poi da un'amica di nonna mi ha dato i soldi insieme a questi calzini antiscivoli, antiscivolo, arancioni, poi il mio colore preferito. E non ho ancora indossato perché appunto ho aspettato di fare il video. Sempre utili e comodi, non si possono rifiutare questi calzini. Poi andiamo agli amici. Allora, partiamo da Alessia perché è il primo che vedo. E mi ha fatto questo paio di mutande. Ciao Ale, le sto prendendo adesso. Questo paio di mutande. E a detta di tutti molto comode, quindi proverò anche io perché mi va mai bene niente. Insieme a questo ha fatto anche questo set da bagno con spugna, vedete quello per i piedi, questo per la faccia, un piccolo asciugamanino, tutto tema azzurro, carino carino, che metterò anche questo in uso dopo oggi, finalmente, finalmente ce l'ho fatta. Poi Chiara mi ha fatto questa palette di Deborah, eccola qua, io l'ho fatta in ambe le fasi così più facile da vedere. Questa è sempre utile, qui ci sono gli ombretti, qui i lucidelabbra con sopra anche due piccoli specchi, quindi con colori portabilissimi, quindi comunque se tipo devo partire, non mi voglio portare la palette di Pupa quella gigante, mi porto questa che più o meno ci sono tutti i colori, quindi posso stare tranquilla. Poi abbiamo Giada, mi ha fatto questo paio di pantofole carinissime, tra l'altro c'è la destra, sia destra che sinistra, viola con questa tutta brillantinosa. Bella, 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 bella. E comode. Le inizierò ad utilizzare anche queste dopo oggi. Però sono molto belle, dai ragazzi. Ammettetelo, poi ce l'ha tutta brillantinosa, cioè, vorrei dire, no? Vorrei dire. Ah, dimenticavo, zia, per la Befana invece, mi ha fatto questa piccola collanina. Sì, vabbè, tanti di quei dolci che ho mangiato già tutto, non pensate io. Penso sia impossibile farvela vedere perché sono tante collane. No, ce la posso fare. Sono 3 collane, vedete, unite. Eccole qua. Cuore e 2 cornetti. Bella, dai. No, è molto bella, molto bella. L'ho utilizzata soltanto un pomeriggio.
Ma adesso la metterò in uso. Sempre per il semplice fa sempre per il solito fatto che stava qui perché dovevo fare il video e quindi non me la mettevo. Sempre quello il punto. Sempre quello così. Poi Anna Chiara mi ha fatto questo set di pupa. Scatola è tanto leggera perché ho già tirato fuori le cose. Che in pratica sarebbe un home spa, pochette più un gel doccia e un olio corpo. Che fanno un profumo non buono, qualcosa di più. Eccolo qua, questa è una pochette grande e in più, cosa fantastica e meravigliosa, dentro ha la plastica. Quindi questa è per viaggiare, è stupenda, cioè nel senso che se te si dovesse rompere qualcosa, protegge e non si sporca la pochette fuori. Allora, questo è l'olio con estratto di alga bruna e olio di mandorle, che profuma un botto. Tantissimo profuma. E qui abbiamo il gel doccia drenante. Anche questo profuma tantissimo, sì. Poi le pochette non si rifiutano mai, quindi qua appena l'ho vista sono stata proprio euforica, felicissima di tutto ciò. Contenta, contenta. Poi arriviamo, Claudio, mio ballerino, mi ha fatto questo. Questa pochette di Rimmel London con mascara e matita nera. Ovviamente quando mai si rifiuta una pochette, mai, infatti sono stata molto molto felice di ciò. Qui ci sono le paillette, mentre dietro è di velluto. Con dentro, come dicevamo, mascara e matita. Ma che la mas il, beh, il mascara ho già utilizzato e devo dire che è ottimo. Vabbè, questo l'ho utilizzato, ragazze, perché capitemi che comunque. Per arrivare all'ultimo regalo, che è quello di Giorgia, quello. No, non diciamo. No, è stato molto bello, molto, molto apprezzato. C'è una pochette, c'è un mascara, c'è una palette, ed eccolo qua. Sì. A parte che è oro e quindi mi piace tanto. Lo avremo insieme perché qui ho dovuto lasciare bella confezione, ho dovuto rimettere tutte le cose in confezione perché era brutta se mettevo soltanto la scatola vuota. Quindi l'ho dovuto fare. L'apro. Ok, allora partiamo dalla pochette, bellissima la paillette che cambiano colore. Sì, guardate, vabbè, bellissima. Solo che questa mi piacerebbe portarla in borsa e metterci trucchi di riserva, però poi si sporcherebbe dentro. Quindi devo trovare al più presto qualcosa da metterci. Ma ragazze, nella mia borsa, cioè qualsiasi cosa è dentro una pochette, quindi non ho proprio problemi su questo punto. Poi, palette che tra l'altro. Parlando così, un giorno mi truccò a scuola e dissi: mi devo comprare una palette di ombretti sulla tonalità del nude. Perché non, cioè, ce l'ho sulla grande, ma se me la devo portare in viaggio per uscire, come faccio a portare tutta quella? Non è possibile, quindi devo comprarmela. E sta di fatto me l'ha fatta lei. Comunque, sì, c'è beige, marroncino, aranciato, tutti i colori tranquilli e non troppo esuberanti, che per un pomeriggio tranquillo posso indossare. E poi arriviamo al mascara fantastico, fenomenale, che su Instagram pubblicizza Beatrice Valli e di cui sono molto molto fiera e contenta. Eccolo qua! Il Paradise Ecstatic. E infatti ragazze, come vedete qui dal foglietto, le due ciglia proprio cambiano da così a così. Assolutamente. Lo adoro, anche questo già l'ho iniziato ad utilizzare perché è fantastico. Quindi lo uso certo, non per tutti i giorni, soltanto per occasioni importanti a cui dove serve, insomma, avere le ciglia belle, belle preparate, perché sì, per andare a scuola tutti i giorni, no, non lo faccio, non lo metto. E niente, questi sono tutti i miei regali di Natale. E sono stata felicissima, contentissima, mi sono piaciuti davvero, davvero tutti. E ringrazio ancora tutti coloro, un bacio a tutti voi. A tutti voi che mi avete fatto il regalo, poi un bacio a tutti voi che ci siete ancora nonostante le mie pause abbastanza lunghe. Perdonatemi, perdonatemi, perdonatemi. Ma un bacione grandissimo e al prossimo video. Ciao!